Buon pomeriggio, corona stampa flash rimandata a questo pomeriggio perché stamattina dovevo caricare la macchina e non ho fatto in tempo. Allora, senza cuffiette perché le ho perse anche, va così. Allora, volevo leggere su Quotidiano Sanità la posizione di Filippo Anelli della FNOMCEO sulla questione mascherine. Tra l'altro il fatto che con il sole non ci leggo, cioè non riesco a vedere, adesso provo a capire se riesco a leggerlo da qui. Allora, intanto mi è arrivata la notifica dal Corriere della Sera che le morti a marzo a Bergamo sono aumentate del 400% dall'inizio di marzo. E il 400% è un numero mostruosamente alto, come mostruosamente alto era il numero dei morti di ieri, che mi pare fossero 812. E quindi io anche questa storia del picco la capisco un po' poco, perché allora diciamo che è un plateau più che un picco e quindi è non è un qualcosa che raggiunto comincia a scendere, ma è qualcosa che abbiamo raggiunto e che manteniamo. Comunque anche questo secondo me è più un tentativo di mettere tranquille le persone più che un vero dato epidemiologico, ma è una mia impressione magari, Allora, coronavirus, leggiamo Filippo Anelli, dalla protezione civile, mascherine FFP2 non idonee a un uso sanitario. Allora, a casa mia, se la protezione civile manda maschere che non sono idonee all'uso sanitario, viene fuori il disastro. Com'è possibile che la protezione civile dia mascherine non idonee? Così. E sotto traccia si dice FP2 non idonee, episodio gravissimo. Ok, ma a parte l'indignazione, potevano mettere a rischio la vita di migliaia di medici. Come potevano? Cioè possono, tempo indicativo presente, no? E sui tamponi bisogna farne di più. Intervista a Filippo Anelli, FNOMCEO. Allora, oggi è il primo di aprile, purtroppo questo non è un pesce, ma è la realtà. Cioè, io il primo di aprile vi sto leggendo una cosa che io ho denunciato ai NAS ancora a febbraio, ma tranquillamente andiamo avanti, lo raggiuro, come al solito che la leggo in diretta, cioè non l'ho letta prima, quindi se vedete che faccio delle facce strane e o perché non riesco a leggere con il sole oppure perché leggo delle cose che per me sono bestiali. Allora, primo aprile, solo ieri il commissario Arcuri aveva annunciato che una partita di mascherina FFP2 era stata inviata direttamente alla FNOMCEO per essere, anche qua la mandi alla FNOMCEO, per essere distribuita agli ordini professionali, ma sempre ieri si scopre che le mascherine consegnate non sono idonee ad un uso sanitario. Nessuno ci ha ancora fornito una spiegazione di quanto accaduto, è molto grave. E allora perché non sei andato in procura, Anelli? Avremmo potuto mettere a rischio le vite di migliaia di medici, perché quei medici che non le hanno non sono più a rischio? Avremmo potuto mettere a rischio le vite di migliaia di medici, commenta Anelli, che in questa intervista lancia anche una serie di proposte sugli screening e sulla fornitura di antivirali e idrossiclorochina alle farmacie territoriali. No, ma Anelli, tranquillo, lancia pure le proposte, è solo il primo di aprile, sono già morte, muoiono più o meno 800 persone ogni giorno, siamo a 66 medici contagiati, ma tu mi raccomando, continua a fare proposte. Il commissario straordinario per l'approvvigionamento di materiale sanitario, Domenico Arcuri, annunciava ieri l'invio alla FNOMCEO di un consistente quantitativo di mascherine FFP2 equivalenti, si parla di circa 600.000 unità, quindi equivalenti come il generico, cioè l'augmentin con la moxicillina e il clavulanato. Mascherine rivelatesi però non idonee all'uso sanitario, come comunicato alla FNOMCEO dallo stesso Arcuri. Cioè, quindi Arcuri mandava delle maschere. Non ce la possiamo fare. Sollecitato in proposito dalla FNOMCEO, allarmata da segnalazioni da parte dei medici su una conformazione sospetta delle mascherine. Punto. Quindi alla fine chi ha avvisato chi? Mamma, io mi rifiuto di allarmata da segnalazioni da parte dei medici su una... Ah no, l'avevo già letto, scusate. Un episodio gravissimo che non dovrà ripetersi.
avremmo potuto mettere a rischio la vita di migliaia di medici, dice Anelli, dove in questa intervista a Quotidiano Sanità racconta quanto accaduto e fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica e sulle criticità organizzative riscontrate sul campo in queste settimane. Sul campo, nel senso che Anelli è andato nei reparti di terapia intensiva? Domanda. Presidente Anelli, ci può aiutare a capire cosa è successo con questa fornitura di mascherine FFP2, risultate poi non idonee all'utilizzo sanitario? Iniziamo a dire che da tempo gli operatori sanitari si trovano in una grave situazione di assenza di dispositivi. No, non da tempo, da sempre, dall'inizio di questa cosa, Filippo, te lo dico per così lo sai. Si trovano in una grave situazione di assenza di dispositivi di protezione individuale idonei a proteggersi dal rischio di contagio. Alla luce di questo si è deciso di usare il canale degli ordini medici, noto per essere sempre, vero, molto solerte, per far arrivare, ero ironica, sì, per far arrivare una dotazione straordinaria di mascherine FFP2. Attraverso gli ordini capoluogo abbiamo così organizzato la distribuzione di questo carico. Si tratta di colli da 1000 mascherine che riportano la dicitura mascherina FFP2 equivalenti. Io neanche al mio cane, neanche a Ugo do il collirio equivalente. Ad un certo, perché uso quello di marca, cioè il nome, quello brevettato, quello che è insomma il nome della ditta farmaceutica, ed è un cane, ed è uno shih tzu. Si tratta di colli da 1000 mascherine che l'ho detto, faccio fatica col sole. Ad un certo punto però sono iniziate ad arrivarmi foto che mostravano come queste avessero una connotazione oggettivamente atipica rispetto alle solite FFP2, scusate, mi viene da ridere perché non voglio chiedere che forma avessero. A quel punto ci siamo interrogati sulla reale capacità filtrante del loro tessuto. E quindi, dopo un'interlocuzione con la protezione civile, vorrei vedere questa interlocuzione, ci hanno confermato che queste non erano destinate a un uso sanitario. Per conferma ho sentito anche il commissario Arcuri. A quel punto abbiamo deciso di sbloccare immediatamente la consegna. E il nome di chi avrebbe, nome e cognome di chi avrebbe dato questi colli di mascherine, possiamo averlo il nome? Perché così la faccio io la denuncia ai NAS, tanto per cambiare. Scusi, ma quale giustificazione le ha fornito la protezione civile per questo disguido? Ho chiesto formalmente spiegazioni, grazie. Al momento non ne abbiamo. Nessuno ci ha dato una spiegazione sull'accaduto. Questo è molto grave. Questo è il presidente della Federazione Nazionale dei Medici. Avreste potuto mettere involontariamente a rischio la salute di migliaia di medici, dice il giornalista. Sì, e mi creda, sto malissimo per questa cosa. Se non fosse stato per il nostro scrupolo, se non ce ne fossimo accorti noi per tempo, avremmo rischiato di mandare migliaia di medici a visitare pazienti positivi a Covid-19 con strumenti assolutamente non idonei per difendersi dal contagio. Questo episodio è di una gravità inaudita. Perché adesso che non li hanno, con cosa vanno? Fammi capire. Cioè, adesso li avete tolto questi, quindi vanno col nulla come erano col nulla prima. Per cui, nella lettera da lei inviata agli ordini dei capoluoghi di regione, sembra che la fornitura inviata dalla protezione in civile, dico io in, non sia stata neanche controllata dalla stessa istituzione prima della spedizione. Ullala! Ripeto, non possono fornirci dispositivi. Allora, questa è la risposta. Ripeto, non ci vedo. Non possono fornirci dispositivi di protezione individuale senza prima effettuare controlli. È gravissimo. L'hai detto 20 volte che è gravissimo. Perché non sei andato in procura, Anelli? La situazione poteva sfuggire di mano. Poteva sfuggire di mano. Ullala! Solo grazie al personale che collabora con noi siamo riusciti a evitare i medici un contagio quasi certo. Ripeto, come ci sono andati i medici a visitare senza queste maschere? Ma questa situazione non deve mai più ripetersi, ancora. Per intenderci, è come se l'Italia mandasse al fronte, ancora soldati, dotandoli di giubbotti di gomma a piuma invece che antiproiettile. Domandona. Restando sul tema mascherine, di recente l'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le indicazioni per il personale sanitario, aprendo la necessità anche di FFP2. L'abbiamo visto su cos'era report, presa diretta, cos'era, che in realtà era stato detto che al 118 non ce n'era più bisogno. Comunque, che ne pensa?
anelli. Su questo tema c'è già stata lunga interlocuzione con l'Istituto Superiore di Sanità. Ah, abbiamo ricordato loro in maniera molto forte come attualmente in Italia non sia affatto garantito un livello di protezione adeguato per i medici. Siamo al 1° aprile. Ogni ragionamento deve partire da questo dato di fatto. Tra il personale sanitario contiamo già più di 8.000 infetti e voi siete con le interlocuzioni. Abbiamo oltre 70 medici morti. Ah, 70, bene. Insomma, in questa situazione non possiamo sofisticare sul fatto che l'OMS ritiene che le mascherine FFP2 si possano usare in determinate condizioni piuttosto che in altre. L'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla a tutto il mondo. È evidente che deve dunque tenere conto anche delle esigenze di paesi più poveri o paesi più poveri di noi o paesi magari in guerra e con difficoltà di approvvigionamento. Ma nel 2020 in Italia, in uno dei paesi del G7, non è accettabile dire che non sia possibile fornire ai medici il massimo della garanzia. Domanda: eppure ci sono difficoltà, dice il giornalista, ad avere anche semplici mascherine chirurgiche. Quindi un'affermazione più che una domanda. Anelli, la priorità dello Stato dovrebbe essere quella di tutelare i suoi medici, non dovrebbe essere, deve essere. E tutto il personale sanitario. Abbiamo chiesto all'IS, quindi l'Istituto Superiore, di rivedere la nota tenendo conto della situazione contingente. Oggi, parlando a nome di 460.000 medici, meno i 71 morti, non posso che affermare che i camici bianchi hanno tutto il diritto di essere tutelati al massimo possibile e questo dovrebbe essere lo Stato di... E questo dovrebbe essere lo Stato ad affermarlo, non solo l'AFNOMCEO. Quanto dura? Nei giorni scorsi, dice il giornalista, anche il segretario Finn Scotti, no, Scotti non lo leggo, e così l'anello debole di questa organizzazione è stata proprio la gestione del territorio, e Anelli dice, penso di sì. E l'organizzazione dei medici non leggo più, che si può fare in questo senso, aspettare che i pazienti si aggravino ospedalizzando così l'emergenza, alla luce di quanto visto al nord, non sarebbe pericoloso per le regioni meridionali? Anelli, penso proprio di sì. Intanto l'AIFA è intervenuta con grande efficacia aprendo all'utilizzo di antivirali e idrossiclorochina a livello domiciliare. Questo porta armi concrete in mano ai medici di famiglia, al momento siamo però persi dietro la burocrazia. Cosa intende chi mette questi mezzi a disposizione dei medici di famiglia, le farmacie ospedaliere? Avevamo chiesto all'AIFA una riflessione su questo tema in modo da semplificare le procedure, bla bla bla, quindi non si capisce un cacchio. Al momento qual è la terapia più utilizzata a domicilio? È l'idrossiclorochina con la azitromicina. C'è poi la questione dei saturimetri, no, dei saturimetri non ve lo leggo, e poi c'è il problema dei tamponi. Oggi molte persone isolate a casa non riescono ad ottenerlo nonostante spesso abbiano una sintomatologia compatibile col Covid, ma non riusciamo a averla neanche in ospedale. Che fare? Noi abbiamo auspicato di trovare soluzioni diverse, quindi non ve le leggo perché quindi non ci sono. Cosa intende con la liberalizzazione dei laboratori? Non ve lo leggo perché sono annoiata. Insomma, se ne dovrebbero poter fare di più dei tamponi, l'obiettivo deve essere quello di aumentare il numero di tamponi, quindi vuol dire che ancora non ci siamo. Andiamo avanti perché è più o meno la Divina Commedia. A chi spetterebbe questa decisione? Chi dovrebbe gestire questo obbligo domiciliare? Potrebbero farlo i medici di famiglia, quindi anche qui non ci sono risposte. Come valuta l'attuale situazione epidemiologica? È presto per parlare di ripartenza del paese? Sì, direi di sì, bla bla bla, e ancora non vado avanti. Fine. 1° aprile, Piemonte, situazione disastrosa. Come era disastrosa? A febbraio passo e molto tristemente chiudo.